2 luglio 1867 nasce Leopoldo Fregoli, attore, cantante, trasformista. Debuttò a 15 anni in una compagnia filodrammatica come prestigiatore. Quando durante il servizio militare inventò il numero in cui interpretava alternativamente la parte di un uomo e quella di una donna, cominciarono i primi successi. Eleonora Duse lo nobilitò chiamandolo il mio divertentissimo amico. Con il suo veloce camaleontismo scenico, da cui nacque il termine fregolismo, fu un comico irresistibile, un mimo efficace ed un cantante dall'estensione vocale non comune. Sapeva reggere il palcoscenico da solo per ore senza stancare il pubblico, anzi entusiasmandolo. La sua tecnica di precisione e controllo dei gesti, delle azioni, della voce, della fisionomica gli permetteva di calarsi nei panni di qualunque personaggio: aristocratici, servi, popolane, colonnelli, educande, sciantose, artigiani, maschere della tradizione romanesca. Negli anni della Belle Époque si aprirono per lui i principali teatri italiani, ma anche quelli europei: Parigi, Londra, Berlino, Vienna, San Pietroburgo e poi New York e il Sud America. Molteplicità nell'uno fu una delle formule usate dal critico Silvio D'Amico per spiegarne l'arte. Nella rapida continuità, l'illusione della contemporaneità. Travolto da bancarotta a causa della pessima amministrazione dei suoi beni, dopo oltre 10.000 spettacoli in ogni parte del mondo, decise di abbandonare le scene. Apparve alla ribalta per l'ultima volta in Brasile. Tornato in Italia, si rifugiò a Viareggio, dove morì il 26 novembre 1936, dopo essersi scritto l'epitaffio. Qui Leopoldo Fregoli compì l'ultima trasformazione.